siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Ciao ragazzi, sono Fede e anche io oggi ho deciso di presentarvi un personaggio che ha a che fare con gli ultimi giorni della vita di Gesù, anzi addirittura i primi giorni dopo la morte di Gesù in croce. E il personaggio che vi presento io è Giuseppe, non Giuseppe il falegname, quello che conosciamo tutti, quello del presepe, bensì Giuseppe detto l'Arimateo. È un personaggio che è molto importante nella passione di Cristo, perché Giuseppe l'Arimateo, insieme a un personaggio che abbiamo già conosciuto, che è Nicodemo, è colui che va a deporre Gesù dalla croce, quindi è colui che va a chiedere a Pilato di poter prendere con sé e trattare e poi mettere nel sepolcro il corpo di Gesù insieme a Nicodemo. Ma chi è questo Giuseppe l'Arimateo? Dai Vangeli è descritto come una persona importante all'interno della comunità ebraica, addirittura era un membro molto rispettato del Sinedrio. E nel Vangelo di Giovanni è anche descritta tutta la procedura che viene utilizzata da parte di Nicodemo e da Giuseppe che lo avvolgono in bende e con mirra e aloe lo trattano per poi metterlo nel sepolcro. Una cosa molto importante da sapere di Giuseppe l'Arimateo è che un po' come altri discepoli non sventola in giro il fatto di essere discepolo di Gesù, perché teme le ripercussioni che può avere, soprattutto vista la sua figura molto importante all'interno della comunità ebraica. Quindi dopo aver conosciuto meglio questo personaggio, io mi sono chiesto cosa potremmo collegarci a Giuseppe. È la parola del prendersi cura, perché Giuseppe si prende cura del corpo di Gesù dopo la morte. E per prendersi cura io quindi vi propongo due cose. La prima è la canzone di Franco Battiato, La Cura, ascoltatela, molto bella. Secondo invece è un film da guardare, non uno spezzone, proprio un film. Il film è di Robin Williams e il film si chiama Patch Adams. Patch Adams, vi dico solo che figura è, perché è una persona veramente esistita, anzi viva tuttora, è un dottore che è l'inventore, l'ideatore della cura del sorriso. Lui si prendeva cura e si prende tuttora cura dei suoi pazienti usando la terapia del sorriso. Quindi ragazzi, mi sembra giusto augurarvi adesso una buona Pasqua da parte mia, da parte dell'equipe ACR, da parte di Don Gabriele. Quasi mi dimenticavo! Il luogo di oggi è il luogo che, tradotto in italiano, significa anche luogo del cranio. E vi posso dire anche che è il luogo dove morì Barabba. Quindi ragazzi, un saluto, come dice Alle, un saluto a Cirrino. Siete i numeri uno, ci vediamo, spero presto. Ciao!